Il 2 dicembre si svolgerà a Rocca d'Aspide un incontro per discutere delle problematiche dell'ospedale. L'iniziativa è stata voluta fortemente dal sindaco di Rocca d'Aspide, Gabriele Iuliano, che ha invitato i sindaci di 23 comuni delle aree interne del Cilento che hanno come ospedale di riferimento il nosocomio Rocchese. Dovrebbero partecipare all'incontro i comuni di Albanella, Altavilla Silentina, Quara, Bellosguardo, Campora, Capaccio Pestum, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Controne, Colleto Monforte, Felitto, Giungano, Laurino, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Ottati, Piaggine, Roscigno, Sacco, Sant'Angelo a Fasanella, Stio, Trentinara e Valle dell'Angelo. Invitato anche il presidente della comunità montana Calore Salernitano Angelo Rizzo e il presidente della comunità montana Alburni Gaspare Salamone. Inoltre sono stati invitati anche il presidente dell'Associazione per lo sviluppo delle valli del Cilento interno, Girolamo Auricchio, il direttore generale dell'ASL di Salerno, Mario Iervolino, e il prefetto della provincia di Salerno, Francesco Russo. I punti che il sindaco di Rocca d'Aspide, Gabriele Iuliano, porterà all'ordine del giorno riguarderanno le difficoltà che quotidianamente affronta il personale dell'ospedale di Rocca d'Aspide a causa delle gravi criticità dovute alla carenza di personale medico e alla mancata adozione di provvedimenti di organizzazione dei servizi ospedalieri e assistenziali. L'incontro, dunque, sarà volto a decidere congiuntamente quali saranno le iniziative da intraprendere per far fronte a tale situazione. Si è svolta a Capaccio Pestum la 23esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. Sede dell'evento il Tabacchificio Cafasso, la Basilica, il Parco Archeologico e il Museo Nazionale. La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico si è confermato un evento importante nel suo genere, sede del primo e più grande salone espositivo al mondo dedicato al patrimonio archeologico, luogo di approfondimento e divulgazione di temi dedicati all'archeologia e al turismo, occasione di incontro per addetti ai lavori, operatori turistici e culturali, viaggiatori, appassionati, mondo scolastico e universitario. Un format di successo testimoniato dalla prestigiosa collaborazione con organismi internazionali quali l'UNESCO. La grande novità di questa edizione è stata la location, infatti si è svolta presso l'ex tabacchificio di Cafasso, una importante struttura appena riqualificata dal comune di Capaccio Pestum. Siamo nella splendida Piano Vetrale e siamo in compagnia di Giuseppe Sica, che è il curatore di un importante evento che si chiama Conti e Murales in Braille. Noi stiamo vedendo delle immagini veramente formidabili e questo è un evento che l'8 dicembre avrà un'importante novità. Esattamente, sarà occasione di accendere questo percorso fantasy Alice nel Paese delle Meraviglie e soprattutto presentare anche un concorso, una fiaba tra i murales. Inoltre l'accensione della fiaba sarà a cura del designer Ciro Ruggero di Agropoli, che ha curato una serie di eventi. Si tratta di un'idea molto interessante, ma come è nata? È nata soprattutto perché sul territorio, al di là della Proloco Polo De Matteis, c'è un'altra associazione, i 100 Grammatini Russi, un'associazione teatrale che sviluppa tematiche riguardo il dialetto celentano e con presentazioni di, diciamo, commedie inedite a cura del presidente Massimo Sica.
Quest'anno abbiamo voluto dare un ulteriore risalto, appunto, come dicevo, progetti e tracunti e murales, introducendo questo percorso fantasy, curato da me, però realizzato dall'artista Lavinio Sceralle. In questo percorso fantasy abbiamo scelto Alice nel Paese delle Meraviglie, riproponendo cioè, una peculiarità del borgo, che è quella del museo a cielo aperto. Quindi una sorta di fer dove era possibile inneggiare alla fantasia. Quale miglior luogo in questo arco, l'arco dei Santomauri? E quindi è stata anche un'occasione di riproporre un nuovo modo di attenzionare un luogo storico particolarmente caro, però attuandolo a quello che sono i dettami nostri, quali la fantasia, e soprattutto è rivolto ai ragazzi, ecco, per farne cogliere aspetti e motivazioni forti anche. E tra l'altro questa iniziativa è stata sostenuta da diversi enti. Il comune con un protocollo d'intesa, la parrocchia, ma soprattutto è stata un'iniziativa dove abbiamo attenzionato il mondo delle barriere sensoriali. Appunto, il nome del progetto è Tracunti e Murales in Braille. In primis l'Unione Ciechi Ipovedenti Sezioni di Salerno, dove il dottore Raffaele Rosà è stato uno dei primi a sostenerci nell'iniziativa, nonché il Parco Nazionale del Cilento e tanti soggetti pubblici e privati che hanno voluto dare voce a questa bellissima idea, che io penso nei prossimi anni sarà un'occasione e un'opportunità per tanti giovani, da premettere oltre gli enti pubblici di cui vi ho menzionato. C'è stato anche un interesse da parte di alcuni sponsor, Convergence, lo stesso parco, il DAM, che hanno voluto dare vita a questo momento particolare, nonché sono stati anche dei soci sostenitori di piano e amici in genere. E dopo questa prima fase che abbiamo completato, come dicevo, a luglio con l'artista, adesso è il momento clou della presentazione al pubblico attraverso l'8 dicembre, con un momento, quello della presentazione del percorso fantasy e successiva, insomma, concorso per la fiaba da proporre alle scuole, alle associazioni, e soprattutto l'accensione della fiaba, dove sarà occasione proprio di coglierne alcuni aspetti attraverso la luce, i momenti unici, e sarà occasione anche per attenzionare tante persone a questo borgo, ma soprattutto respirarne oltre la storia, ma soprattutto è un messaggio rivolto ai ragazzi per farne cogliere le tradizioni, ma soprattutto il messaggio fantastico che ci siamo prefissati attraverso l'artista Lavinio Sceralle di far emergere. Non ci resta che dare l'appuntamento al giorno dell'Immacolata l'8 dicembre. Appunto, avremo anche un partner di eccezione che ci affiancherà, che è l'UNICEF, il Comitato Nazionale, che ha voluto attenzionarci di questa bella iniziativa. Frutta e verdura, Manzi Maria Grazia, Corso Europa 91, Matinella di Albanella. Da noi troverai onestà, cortesia, qualità e convenienza, i punti di forza che ci rendono unici. Frutta e verdura, Manzi Maria Grazia, il sapore della natura, a Matinella di Albanella.
BCC di Aquara, un punto di riferimento dal 1978 con 13 filiali in provincia di Salerno. Siamo ad Aquara, Castel San Lorenzo, Rocca d'Aspide, Capaccio Scalo, Eboli, Oliveto Citra, Salerno, Battipaglia, Campagna, Ponte Cagnano, San Gregorio Magno, Felitto e Pellezzano. Scegli BCC Aquara, la tua banca vicina, affidabile, conveniente e cooperativa. Da 42 anni al servizio di imprese e famiglie del territorio. BCC di Aquara, dalla tua parte e dalle tue parti. Sede amministrativa sulla strada statale 18 a Capaccio Pesto. L'Isis Rent Car ha aperto il nuovo Mobility Store a Capaccio Pestum presso Danicar. Noleggio auto e veicoli commerciali a breve e medio termine con tantissime offerte super flessibili. Prenota ora su www.lisisrent.it. Radio MPA. Quando sole doce mi è tanca a me, fermata un poco per sentire la voce della chiara fontana. Rosy Di Stasio Ristagno, già nota ai nostri microfoni nella nostra trasmissione per le tante iniziative culturali che puntualmente organizza qui a Felitto. E noi ci troviamo qui per la nuova iniziativa, l'estate di San Martino, che ha compreso veramente tantissime cose, laboratori di lavorazione dell'argilla e anche cultura come la presentazione del libro di Mele. Sì. E abbiamo detto perché non trovare qualcosa di nuovo, proprio l'estate di San Martino, di organizzare qualcosa questo fine settimana. Abbiamo incominciato giovedì con l'inaugurazione della mostra, abbiamo avuto anche americani, polacchi da noi, è stato un piccolo gruppo, però dico sono segni per sensibilizzare le nostre terre, poche di Felitto, ma non fa niente, io penso che poi piano piano partecipano di più. L'inaugurazione giovedì della mostra, poi oggi è stata una giornata veramente piena, io sono contenta che voi del Pagine del Cilento siete qua proprio oggi. Prima c'è stato dalle 15 alle 16.30 un corso di ceramica, ci ha portato un po' sul mondo dell'argilla e Gerardo Cibelli veramente bravissimo, e domani mattina continueremo dalle 9 alle 10.30. Stasera, che devo dire, alle 16.45 una visita guidata col professore Donato Di Stasi, veramente bravissimo. Lui ha tanta conoscenza su Felitto e ogni volta che vado con lui imparo sempre qualcosa di nuovo. Veramente un grazie a Donato, grazie a Gerardo, grazie a Enzo Marotta con la sua mostra. E stasera però devo dire c'è ancora qualcosa di bello. Michele Mele, un ipovedente, che sta facendo tanto. E stasera è stato lui a dire posso venire a presentare il libro a Felitto, e con tanta gioia che siamo qua e speriamo che viene un po' di gente perché è bello immersi nel mondo anche della cultura. A Felitto per l'iniziativa L'estate di San Martino si è tenuto un laboratorio di realizzazione in ceramica. A fare da maestro, il maestro appunto Gerardo Cibelli, che è in nostra compagnia in questo magico scorcio di Felitto. Lei in questa occasione ha insegnato a tante persone la meravigliosa arte di lavorare l'argilla. Sì, è stata un'esperienza bellissima e ringrazio l'associazione Oristanio con l'autorevole Rosy che vi ha dato la possibilità di vivere questa bellissima esperienza insieme ad altre persone che sono venute a vivere questa esperienza del laboratorio. Ringrazio anche la Touring Club e il Comune di Felitto, ovviamente, che ha dato la possibilità di vivere questa esperienza qua. Allora, è un laboratorio di ceramica che è una sorta, diciamo, di assaggio, voglio dire, un'introduzione a quella che potrebbe essere l'arte ceramica. Abbiamo iniziato con che cos'è l'argilla.
per cui abbiamo avuto esperienza, diciamo, di manipolare l'argilla, di avere, ecco, un primo incontro con questa materia nobile, che io considero a volte anche più preziosa dell'oro. Abbiamo a che fare con l'argilla, che è un materiale diffusissimo, e soprattutto nelle terre cilentane ci sono molte cave di argilla, e c'è stata anche una tradizione, diciamo, di ceramica abbastanza importante, e ci ha dato la possibilità, spiegavo a tutti i miei bravissimi allievi, tra l'altro anche l'onorevole Volpe ci ha omaggiato della sua disponibilità, creando un oggetto di ceramica. Questo incontro tra le istituzioni e l'arte, o gli artisti che rappresentano l'arte, è una speranza, e anche a che fare con un ottimismo di fondo che abbiamo bisogno in questa regione. Ad abbellire le mura dello storico Palazzo Migliacci di Felitto in occasione dell'iniziativa L'Estate di San Martino, il maestro Enzo Marotta. Stiamo vedendo dei quadri veramente belli che parlano, che raccontano l'autunno. Da cosa nasce questa sua ispirazione? Io ho atteso l'invito della Presidente Rosanna Di Stasi qua per essere presente sul bellissimo borgo di Felitto, come voi state notando logicamente. E sapete bene che tutti i borghi del Cilento sono belli e caratterizzati sempre da qualche cosa, che purtroppo sono in agonia tutti i borghi del Cilento, che per me andrebbero rivalutati. Io sono sempre pronto a rispondere a questi appelli con quello che faccio io, cioè la pittura. Io mi dedico alla pittura, sono un autodidatta, e praticamente oggi, in occasione, anzi ieri veramente siamo partiti, avanti ieri, con l'Estate di San Martino, su invito dell'associazione, ho allestito questa mia piccola personale per dedicarla, logicamente, come si può evincere dai miei quadri, ai colori dell'autunno. Insomma, penso che sia molto trasparente, molto semplice. Insomma, io amo la pittura, dipingo da molti anni e frequento molto, specialmente i paesi, insomma, mi dedico a molte estemporanee anche in giro per il Cilento ed oltre. Va bene, e stasera stiamo qua, insomma, rasserenati, insomma, cosa che si nota anche una assenza un pochettino, logicamente, che è molto diffusa, insomma, sia di persone, sia di ragazzi. I ragazzi che dovrebbero essere presenti a queste manifestazioni purtroppo lasciano un po' a desiderare. Quando è lunga via, ma torna a casa mia, stella rossa, tu cielo, ma da compagnia, quanto è bello culore, la notte camorra, schiare giù. C'è una sede Lisis anche sulla statale 18 e quindi nel Cilento, e proprio nel Cilento quindi ci sono importanti novità per quanto riguarda il noleggio auto. Ne parliamo con Pietro Daniele, di che cosa si tratta? Certo, sì. Finalmente siamo riusciti a portare qui a Capaccio, per Capaccio, per il Cilento, voglio dire, la stazione Lisis, che sarebbe un servizio di noleggio giornaliero, medio termine e anche lungo termine, offerto direttamente da Fiat, quindi con tutto il pacchetto dei prodotti di Fiat, del gruppo Stellantis. Come dicevamo in apertura, proprio adiacente alla statale 18 c'è questa bella sede. Chi viene qui, di che tipo di servizio di noleggio potrà usufruire? Allora, si può usufruire chiaramente del noleggio, che può usufruire del noleggio giornaliero, quindi prenotarsi una vettura e usarla giornalmente, o per il noleggio medio termine, che parte da un mese a sei mesi, oppure fare richiesta per un noleggio a lungo termine, che parte da 12 mesi a 24 mesi, 36, poi in base alla richiesta del cliente. Però diciamo che è il noleggio poi di lunga durata. Il noleggio a lungo termine è proprio la novità delle ultime settimane. Sì, perché diciamo è ancora un altro prodotto che poi si aggiunge a tutta una serie di altri noleggi che offre la Lisis. Diciamo che per completare il pacchetto Lisis, ecco, per arrivare poi nelle aziende, nelle strutture, per chi ha bisogno di una vettura per tutto l'anno, per altri anni, voglio dire, è un prodotto diverso.
E proprio grazie all'ISIS di Capaccio Pestum si riesce a raggiungere un territorio da prima scoperto. Sì, assolutamente sì, perché comunque essendo un ISIS diretto siamo sulla loro rete nazionale, quindi raggiungibili da qualsiasi posto, che sia, che ne so, l'aeroporto di Roma, Milano, Napoli, voglio dire, o altri punti d'Italia. Chiaramente siamo visibili appunto sulla piattaforma di ISIS e raggiungibili da qualsiasi posto d'Italia, del mondo, voglio dire, cioè da qualsiasi parte, perché comunque a noi arrivano già prenotazioni da tanti, tanti posti, che sia turisti italiani o che siano turisti internazionali, voglio dire. Riusciamo ad avere una clientela chiaramente vasta, non concentrata soltanto sul territorio. Un servizio importantissimo per i tanti turisti che vogliono visitare l'intero Cilento. Assolutamente sì, diciamo che si aggiunge un altro servizio in più che può essere comodo chiaramente per chi viene a visitare la città dei templi, come così per il Cilento.